Signori e signori, buonasera. Questa sera, sabato, con la pioggia, seconda serata di Festa in Piazza, seconda serata organizzata, come abbiamo sentito, dal Circolo Ricreativo Don Eugenio Brandel, con il patrocinio della Cassa Rurale ed Artigiana di Turriaco. Buonasera e benvenuti, e speriamo che il tempo ce la mandi buona, come annunciato all'inizio. Questa sera non sarò da solo, ma voglio presentarvi una bella fanciulla che arriva da Staranzano, e Raffaella Penna. Iniziamo questo primo saluto chiamando sul palco il presidente del Circolo Eugenio Brandel, Armando Tomasin. Voglio porgere al presidente della Cassa Rurale Artigiana di Turriaco, Livio Micheli, e alla signora Barbara Vittori, presidente dell'Associazione Culturale Bisiaca, che ci hanno offerto un contributo per realizzare questo libro. Voglio offrire come dono di apertura, come primizia, il libro che si intitola Il costume femminile bisiaco. Gli abiti si rifanno a capi di vestiario di fattura non ricca, in quel tempo creati con tessuti per lo più casalinghi, quali la mezzalana, i derivati di lino e canapa, il rigadin, il cambric, la bavela e la seda, non di pregio, affiancati dalle sempre più numerose stoffe de bottega, stampate, fiorate, a puntini o damascate, che venivano portate in queste zone dai mercanti. I colori, quindi, e le stoffe povere usate sono in armonia con le testimonianze scritte, e quindi si è cercato di non lasciare nulla al caso, perché in un'operazione come questa è importantissimo essere avvalorati nelle proprie scelte da fonti sicure e possibilmente originali. Invitiamo ora le ragazze a sfilare insieme per poter ammirare ancora una volta i particolari dei nostri costumi.